seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, hey, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel mio secondo episodio di Avventure Napoletane. Quindi siamo in un nuovo vlog della mia vita. Perché ho dato il nome Avventure Napoletane a questa serie? Perché ce ne saranno delle belle. Il primo episodio l'avete già visto, se non l'avete ancora visto lo trovate nell'apposita playlist che trovate sotto nella descrizione o comunque tra le playlist. Comunque, oggi è lunedì mattina, è esattamente il 20 di gennaio, vedete questo bordello sulla tavola perché mia mamma deve fare servizio e quindi ho provveduto ad alzare le sedie, a lavare i piatti eccetera. E niente, adesso devo andare a scuola, sono esattamente le 8.27 e mi sa che mi conviene scendere perché alle 8.50 chiudo il cancello e rimango fuori scuola. Bene, e perché devo entrare più tardi? Perché manca la professoressa di italiano, quindi ci fanno entrare la seconda ora. Niente, direi di prendere il giubbino, prendere tutto e ci rivediamo dopo. Ok, il Bluetooth è attivo, quindi cacciamo le cuffiette. Ok, tra l'altro se non l'avete ancora visto ho fatto anche una recensione / unboxing di queste cuffie che secondo me sono davvero ottime. Ok, mettiamo tutto, prendiamo tutto l'occorrente e usciamo di casa prima che faccia troppo tardi. Ci siamo quasi. Dai, la posso fare, non arriverei più tempo. Niente, alla fine stamattina sono arrivata in tempo, mi sono fatta pure l'interrogazione di geografia e ho preso 8, quindi direi molto bene. Adesso sto andando a casa. Giustamente una all'uscita da scuola si deve andare a mettere a prendere pure il pane, no? Bene, quindi quella è stata la mia mattinata, ma adesso sono le 5.20 della stessa giornata e non è che è cambiato molto in meglio. Infatti sono stata fino a tipo mezz'oretta fa vicino al telefono di mio nonno perché ha comprato un nuovo telefono, dato che quello che aveva prima l'avevano rubato, e quindi sono dovuta stare lì un'ora e mezza circa a reinstallare tutte le applicazioni che aveva, a rimettergli tutti i numeri di telefono sulla rubrica a mano, cioè uno alla volta, perché ovviamente si sono rubati pure la scheda, quindi aveva tutti i numeri segnati su un foglietto e quindi per forza uno alla volta glieli dovevo mettere. Quindi sì, ho passato le ultime due ore a sistemare cose sul telefono di mio nonno e a fare i compiti. Adesso ho acceso il computer, ma devo lavorare ovviamente ai video, tipo al video che ho registrato stamattina prima di uscire di casa, che vedrete settimana prossima, a questo video e al video che invece avete già visto, perché ovviamente non ho avuto tempo sabato e domenica per prepararmelo, l'ho solamente registrato ma non sono riuscita poi ad editarlo perché comunque sono anche uscita. Quindi io direi che mi rimetto al lavoro e ci vediamo direttamente quando avrò qualcos'altro interessante da farvi vedere, perché come già vi ho detto in altri video non voglio farvi vedere sempre le stesse cose, non voglio soprattutto farvi vedere sempre me che sono a casa senza far niente, tra virgolette senza far niente, perché poi faccio tante cose, però preferirei fare dei vlog all'aria aperta che secondo me potrebbero essere anche molto più interessanti. Quindi a questo punto mi sa che vi do appuntamento direttamente a domani. Sono uscita da scuola, questa giornata è stata micidiale ragazzi, sono le 2:30. Credo che dovrebbe essere illegale in tutti i paesi del mondo uscire alle 2:30 da scuola / 3. L'unica cosa positiva è che domani entro alle 10.50, quindi almeno domani posso dormire un paio d'ore in più. Bene così. L'altro hanno fatto il mercato stamattina. Ci sono ancora i residui. Giustamente neanche dopo 7 ore di scuola ci fermiamo. Sto facendo matematica, questi sono i limiti. Di qua c'è la funzione che devo ancora svolgere. E penso che mi vado un attimo a suicidare, che cosa faccio prima. Uscite serali.
sono stata fino a poco fa nel bar, adesso sto aspettando un'amica di mia mamma che sta comprando una maglietta alla figlia personalizzata e poi torniamo a casa. Era tanto giusto per passare un po' di tempo, per non stare così in casa, insomma. Anche perché sto cercando di portare avanti un progetto che poi farò vedere in un futuro video. Comunque fa un freddo esagerato, esagerato, il pinguino. Non guardare la strada quando si attraversa, level alto rischio. Comunque spero apprezziate il mio sforzo di parlare in mezzo alla strada da sola con un telefono in mano per cercare di portarvi dei vlog un po' più carini. Comunque scusatemi se guardo in basso, ma sto cercando di evitare sorprese da cagnolini molto amichevoli. Ovviamente so che la qualità di questi vlog non sarà il massimo, uno per l'attrezzatura e due per anche le luci, che qua sono quasi inesistenti, stanno solo i lampioni ormai. Però prossimamente potremo fare cose interessanti, magari a Napoli Centro, magari anche qualche bella collaborazione, però magari quando finisce sto freddo, perché mo si congela. Comunque tra l'altro hanno cambiato il cancello al mio palazzo, se vi ricordate prima c'era quello celeste, adesso ne abbiamo uno grigio, meglio di quello di prima sicuramente, anche se non è finito perché devono mettere ancora la mascadura. Ok, per adesso siamo a rischio ladri, quindi lo appoggiamo e basta. Casa, dolce casa. Oh, finalmente a casa, mamma mia, mi stavo congelando. Comunque voi dovete vedere le chiavi di casa, cioè questo è il portachiavi che ho preso a Barcellona l'anno scorso. Questo invece è un portachiavi di Londra che mi hanno portato due mie amiche che sono andate a Londra. E qui ci sono le due chiavi che ho di casa. Beh, cioè, vorrei dire, ci sono più portachiavi che chiavi qua vicino. Lasciamo stare. Accompagno la ragazza di mia sorella a scuola. Parla l'albero di Natale qua? Ditemi se non sembra un albero di Natale. Ho accompagnato mia sorella, sono andata a fare la spesa con mia mamma e adesso sono di nuovo a casa. Devo stendere i panni, quindi ci vediamo dopo, quando poi scendo di nuovo per andare a scuola. Intanto lì mi aspettano i panni da stendere. Si va a scuola. Qui sono a scuola per fare le mie 3 orette di lezione, felice e riposata. Sono uscita da scuola, oggi giornata particolarmente felice perché ho fatto solo 3 ore di lezione. Cioè, secondo me, se si entrasse tutti i giorni più tardi, andrebbero tutti volentieri a scuola. Sono andata proprio riposata. Comunque ditemi che non è solo una cosa mia, ma quando si sta a scuola pare che il tempo si ferma, cioè 2 ore non passano più. Oppure, tipo quando le fai 6 ore, sembra che sia passata un'eternità, che poi sono passate solo 6 ore. Ebbene ragazzi, eccoci giunti anche alle conclusioni di questo secondo episodio di Avventure Napoletane. Questa settimana vi ho fatto vedere qualche pillola di quotidianità, da come anche dice il nome del video, se l'avete letto ovviamente. Perché l'ho chiamato così? Perché alla fine non ho fatto nulla di troppo interessante, ma vi ho fatto vedere alcune cosette che mi capitano giornalmente. Credo che il fulcro di questa serie Avventure Napoletane sia proprio questo, ovvero farvi vedere quello che mi succede giornalmente, ovviamente.
ovviamente ci saranno delle settimane più interessanti in cui magari farò più cose e magari altri episodi in cui farò poche cose o magari quasi nulla, tipo questa settimana. Io vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale cliccando il tasto rosso qua sotto e anche attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun futuro episodio di questa serie o comunque nessun futuro video. Se ne volete sapere altro, insomma, riguardo la mia vita, ovviamente vi invito a seguirmi anche su Instagram, trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi do appuntamento settimana prossima, martedì, alle ore 16 con il prossimo video. E niente, probabilmente di Avventure Napoletane uscirà almeno un episodio a settimana, perché sarà una sorta di weekly vlog dove vi racconterò ciò che mi è avvenuto comunque durante quella settimana o comunque in determinati giorni precisi di quella settimana. Quindi non saranno dei veri e propri weekly vlog, ma saranno delle accozzaglie, tra virgolette, comunque dei raggruppamenti di più giorni. E niente, io spero che questo video sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimi giorni con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!